quel che riguarda l'aspetto tecnico, che è quello che mi compete come avvocato, anche se questa vicenda ha richiesto un coinvolgimento emotivo non da poco, perché le persone che sono state uccise erano persone a me amiche, e perché Francesca è un'amica, posso dire che la sentenza ha finalmente fatto chiarezza ha condannato giustamente, senza riconoscere alcun vizio di mente, questa persona, il Tarabella, che ha agito nei confronti di Liliana e Osvaldo Di Ghera per rabbia, per vendetta, per sentimenti umanissimi e non patologici, ma sentimenti cattivi. Insomma, che hanno comportato veramente la distruzione di una famiglia. Quindi che la Corte d'Assise abbia chiarito anche con questo supplemento di perizia che questo signore voleva fare quello che ha fatto, e lo ha fatto in maniera razionale, comprendendo ciò che faceva, per noi è un punto importante. Inoltre, è stata riconosciuta una provvisionale sia a Francesca che alla figlia, provvisionale che rimane sulla carta perché il signor Tarabella non soltanto non ha nulla, ma ciò che aveva lo ha distrutto, però ci consente, grazie alla legge 116 del 2022, di richiedere l'indennizzo allo Stato, e quindi abbiamo questa possibilità. Inoltre abbiamo ottenuto il sequestro a nostro favore delle banconote tagliuzzate. Anche qui non sappiamo quante ne andremo a recuperare, speriamo di recuperarne qualcuna, non è certo non si può neanche parlare di risarcimento, ma in ogni caso abbiamo cercato anche dal punto di vista economico di aiutare questa famiglia, perché i genitori erano un sostegno fondamentale, peraltro erano tutti e due molto attivi. Riguarda essere arrivata a questa giornata, a questo momento oggi, quasi stento a crederci perché questi 2 anni e mezzo sono stati davvero molto lunghi. Devo dire che sono provata anche da tutto questo iter giudiziario. Tante volte ci sono stati dei momenti di sorpresa, per cui anche proprio nel discorso dei tempi, questi tempi sono stati veramente lunghissimi e oggi finalmente metto un punto, ecco, almeno per quanto riguarda la vicenda giudiziaria, e ne sono contenta. Ringrazio i miei avvocati, ringrazio il lavoro della PM La Monaca e sono contenta che siamo arrivati a una sentenza in Corte d'Assise, perché questa era una cosa che comunque mi premeva che ci fosse, anche per un domani poter spiegare a mia figlia quanto è successo e far capire che comunque un colpevole c'era ed è stato per quello che ha fatto condannato. Sono contenta che ne sia venuto fuori in questa sede comunque un quadro corretto di quello che era, dei fatti che sono successi, la ricostruzione dei contesti familiari sia di Tarabella sia della mia famiglia, e di quello, insomma, sono contenta che sia effettivamente venuto fuori la persona, le caratteristiche di Tarabella. Ovviamente quello che riguarda un aspetto economico, ecco, queste cifre dette alla sentenza sono, come ha detto l'avvocato Bersano, soltanto a livello teorico, perché non saranno, diciamo, io non avrò questi soldi, questo risarcimento da parte sua, ma questa sentenza è appunto importante per quantomeno poter fare una richiesta allo Stato anche da questo punto di vista, perché questo è stato comunque un aspetto anche molto, molto pesante di questi anni.
Sì, poi Questa strage diciamo, ha distrutto tutto. mi Una posso famiglia, ricollegare a degli quello che sta affetti. dicendo giustamente Francesca. Lo Stato in fin dei conti gli deve a Francesca questi soldi, perché anche stamattina la psichiatra ha detto di tragedia annunciata. Allora, voi sapete che questo signore aveva nella disponibilità una pistola, tutti sapevano che era un signore comunque con un temperamento che lo portava a litigare con tutti, ad essere rissoso, violento e quant'altro, e questa pistola lui la teneva oramai senza titolo da anni e doveva essere ritirata. E questo non è accaduto nonostante ci fossero stati degli allarmi da parte di un'operatrice, e quindi voglio dire, a questo punto lo Stato deve tanto, Francesca. Ecco, Cosa l'ho provate? interrotto.